Quattro arresti per spaccio di droga a Licata, controlli della polizia ferroviaria, denunciato un canicattinese per irregolarità in un RSA. Aumentano i casi in Sicilia, al via da oggi il Green Pass obbligatorio. Trovata acqua inquinata in diversi serbatoi della città, fermato il mercato rionale del villaggio Mosè. Boom di turisti in Sicilia, notevole l'aumento per la Valle dei Templi di Agrigento. Continua il nostro viaggio nelle scuole agrigentine, oggi siamo stati alla scuola El Seneto di Agrigento. Presentate le quattro tappe del Giro di Sicilia, la prima arriverà a Licata. Benvenuti con il solito appuntamento di TVA Notizie, un'operazione dei carabinieri a Licata, guidati dal nuovo comandante Augusto Pedrocchi nell'ambito della repressione verso lo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della sezione operativa della compagnia di Licata nell'ambito del servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno proceduto all'arresto di un giovane di anni 19 residente a Licata, sorpreso con 60 grammi di marijuana detenuta presso la propria abitazione. Il giovane era in compagnia di altri due licatesi, minori, degli anni 18. Nel corso della perquisizione il giovane tentava di disfarsi di tre involucri in cellofan contenente marijuana già essiccata lanciandoli dalla finestra. La sostanza veniva immediatamente rinvenuta e sequestrata dai carabinieri di Licata. I giovani venivano quindi accompagnati in caserma per gli accertamenti del rito. Nel frattempo sopraggiungevano dei familiari del 19enne arrestato che venivano fatti accomodare all'interno del comando della compagnia di Licata. Improvvisamente, senza alcuna remora, i congiunti del giovane hanno iniziato ad aggredire violentemente i militari operanti, colpendoli con calci, pugni e testate al volto. Quindi tre aggressori, grazie all'intervento dei colleghi, sono stati immediatamente fermati, arrestati per violenza e resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta del padre, del fratello e della cognata del ragazzo arrestato. Stamani la conferenza stampa del nuovo comandante della compagnia di Licata, Augusto Pedrocchi, e del suo vice Carmelo Caccetta. Siamo qui oggi per un grave evento accaduto nella serata di ieri a Licata. Tale evento si divide sostanzialmente in due tranche: un arresto per detenzione ai fini di spaccio in un quartiere di Licata di un ragazzo 19enne e un arresto, tre arresti di familiari del 19enne intervenuti presso la caserma che con atteggiamento estremamente aggressivo e violento, immotivatamente e improvvisamente, hanno aggredito militari dell'arma. Tutti e quattro i soggetti arrestati sono stati tradotti su disposizione della Procura della Repubblica presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo. Quello che voglio dire a margine, facendo una considerazione personale su quanto accaduto, è che tali eventi sono assolutamente inaccettabili. Vi sarà da parte nostra la massima fermezza, la massima decisione nel rispondere immediatamente per assicurare alla giustizia i soggetti che compiono tali atti, tali reati. Ciò per la tutela della popolazione, per la tutela dei licatesi per bene, che sono la stragrande maggioranza. Una puntualizzazione che penso debba far capire che cosa, in che modo lavoriamo. Il servizio di ieri, l'azione, l'indagine di ieri è stata fatta non dalla sezione operativa, ma da tutta la compagnia di Licata. C'erano i carabinieri della sezione operativa, della sezione radiomobile, della stazione. Quindi la compagnia di Licata lavora in sinergia dei reparti che la compongono, sempre per il bene del paese. Non è il primo caso che si verifica a Licata di gente che vuole imporsi sulle forze dell'ordine? No. Ci sono stati altri casi in passato, tutti quanti ai quali
L'arma ha dato una risposta decisa e precisa. Io ricordo circa 3 anni fa c'erano stati dei soggetti che hanno provato a fare un'incursione, senza ovviamente riuscirci all'interno della caserma, soggetti che poi sono gli stessi che abbiamo ritrovato nell'indagine dei torturatori, che sono stati poi arrestati in quell'indagine. Una cosa che è che praticamente c'è un legame stretto fra l'ambiente della droga e queste persone che si credono di essere sopra alle leggi dello Stato, alle leggi della civile convivenza. Nella giornata di ieri si sono conclusi i controlli tecnico-amministrativi nei confronti di una nota struttura socio-assistenziale per anziani ubicata a Canicattì. Gli specialisti dei carabinieri del NOS, supportati dai militari della locale stazione carabinieri, hanno riscontrato diverse anomalie nel corso dell'ispezione, predisposta anche in funzione delle misure di contenimento per il diffondersi della pandemia di codice da Covid-19. All'esito dell'ispezione è stato denunciato anche il legale rappresentante della cooperativa che gestisce la residenza, un 43enne residente del posto, per il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, con omesso inserimento dell'ipotesi di valutazione del rischio biologico SARS-CoV-2 e per l'omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate. Violazioni di rilevanza penale che hanno determinato la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento, rilevate inoltre inadempienze di natura amministrativa, quale la mancanza della prescritta autorizzazione da parte delle autorità locali dell'inizio attività. 528 le persone controllate, 11 le sanzioni elevate al codice della strada, 70 siti ferroviari ispezionati, di cui 57 stazioni. 85 gli agenti della Polizia Ferroviaria della Sicilia impegnati nell'ottava operazione denominata Rail Safe Day del 2021, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria al fine di individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione degli utenti. Le verifiche, oltre che nelle principali stazioni e in quelle minori, sono state estese anche lungo linea ai passaggi a livello, dove talvolta si verificano incidenti anche molto gravi per il mancato rispetto dei segnali acustici e luminosi. I controlli non hanno evidenziato irregolarità nella fruizione degli impianti e dei convogli ferroviari. Durante l'operazione, gli agenti del posto Polfer di Agrigento hanno rintracciato e riaffidato alla comunità da cui si erano allontanati 3 minori stranieri di nazionalità tunisina e libica che erano in procinto di salire su un treno diretto a Palermo. Operazione Persefone, 3 le persone arrestate a Palermo ritenute responsabili di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Avrebbero preso parte al pestaggio di un uomo che aveva osato sfidare il boss di Bagheria e presto, se non fosse stato per il blitz dei carabinieri, sarebbero tornati in azione per concludere il loro lavoro. A pochi giorni dall'operazione antimafia, denominata Persefone, i militari dell'arma hanno eseguito una nuova ordinanza del GIP che ha disposto adesso il fermo di altre 3 persone indagate per lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Niccolò Cannata, 25 anni, Emanuele D'Apolito, 28, e Ivan Salerno, 30 anni. Nel corso delle indagini coordinate della Direzione Distrettuale Antimafia era emerso l'episodio risalente ad agosto scorso dell'aggressione di Fabio Tripoli. Un personaggio considerato apparentemente estraneo al sodalizio, spiegano dal comando provinciale dell'arma, che era stato selvaggiamente picchiato, riportando un trauma cranico e delle ferite alla mano da persone armate di cazzottiere, quale avvertimento per alcuni comportamenti. Tripoli, infatti, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, era una testa calda e aveva creato scompiglio dicendo pubblicamente che avrebbe dato fuoco a un locale da poco inaugurato da Massimiliano Ficano, considerato uomo d'onore della famiglia di Bagheria. L'atteggiamento sfrontato dell'uomo, fermato come Ficano nel blitz di lunedì scorso, era stato punito con violenza dal clan che aveva anche deciso la sua eliminazione totale.
L'episodio del pestaggio, secondo la ricostruzione della DDL, vertice del clan cerafricano, che poteva contare anche su Onofrio, Gino Catalano, ritenuto ex reggente, Bartolomeo Scaduto, Giuseppe Cannata, Salvatore d'Acquisto, Giuseppe Sansone e Carmelo Fricano, i due capi, Ficano e Catalano, nonostante il travagliato avvicendamento alla guida della famiglia, si sarebbero impegnati per mantenere il controllo del territorio con la politica delle estorsioni. Oltre a ciò avrebbero assunto la ferrea direzione delle piazze di spaccio, settore in cui operano solo le persone autorizzate da Cosa Nostra, così da avere una fonte di profitto per le casse del clan e per il sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie. Dovere sacro dei boss, perché, spiegano i carabinieri, in caso di mancato adempimento di questa delicata incombenza, vacillerebbe il vincolo di omertà interna e di conseguenza il ruolo granitico di Cosa Nostra. Sono 878 rispetto ai 471 dell'altro ieri i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 18.682 tamponi processati in Sicilia. Gli attuali positivi sono 22.720 con un decremento di 896 casi. I guariti sono 1.754, mentre si registrano altre 20 vittime, che portano il totale dei decessi a 6.657 il servizio. Sono 878 rispetto ai 471 di ieri i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 18.682 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale così al 4,7%, mentre ieri era al 2,5%. L'isola, dopo un solo giorno, torna di nuovo in testa per i nuovi contagi giornalieri, seguito al secondo posto dal Veneto. Gli attuali positivi sono 22.720, con un decremento di 896 casi. I guariti 1.754, mentre si registrano altre 20 vittime, che portano il totale dei morti a 6.657. La Regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai giorni precedenti. Sul fronte ospedaliero sono adesso 796 ricoverati, 34 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre in terapia intensiva sono 99, uno in più rispetto a prima. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 129 casi, Catania 295, Messina 169, Siracusa 107, Ragusa 53, Trapani 53, Caltanissetta 23, Agrigento 29, Enna 20. Intanto nella nostra provincia si allenta la pressione del contagio, ma non si fermano i decessi da Covid-19. A dirlo il nuovo bollettino dell'ASP di Agrigento. Nel report dell'azienda sanitaria si registrano 19 positivi e 127 guariti, ma anche una nuova vittima originaria di Raffadali. 3 invece i nuovi ricoverati, sono 31 quelli in degenza ordinaria e subintensiva, meno 8. Di questi 19, meno 2 si trovano a San Giovanni di Dio di Agrigento e 6 a Fratelli Parlapiano di Ribera. In 6 sono invece ricoverati in ospedale fuori provincia. E il governo Draghi ha anche approvato il decreto unico per il Green Pass, che diventa obbligatorio per 18 milioni di persone, di cui 4 milioni non ancora vaccinati. Non ci saranno distinzioni quindi tra i dipendenti della sfera privata e quelli pubblici. Green Pass al via, come cambia la vita degli italiani. Screening anti-Covid con test salivari nelle scuole. Si partirà da Palermo, che al momento, come riportato dal Giornale di Sicilia, è l'unica area metropolitana ad aver comunicato giorni e luoghi di avvio. Il monitoraggio avverrà con cadenza quindicinale a Campione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sicilia, come nel resto d'Italia, secondo le modalità dettate dall'Istituto Superiore di Sanità e rimarcata nella circolare inviata lo scorso 9 settembre ai presidi, ai prefetti, alle ASP e ai commissari per l'emergenza epidemiologica, dagli assessorati regionali all'istruzione e alla salute, con l'indicazione di un target preciso. 8.092 studenti da invitare ogni due settimane a sottoporsi al tampone per riuscire a testarne almeno 4.856.
Ancora invece nessun calendario dalle altre ASPO, strutture commissariali con Trapani, Catania, Messina e Ragusa, che fanno sapere però di essere già al lavoro sulle date. Ed intanto faccenda Green Pass sempre più amara. Magistrati e dipendenti di Banca Italia, Colf, badanti, elettricisti, idraulici, ministeriali, dipendenti dei consigli comunali, governatori e consiglieri regionali eletti alle elezioni volontari dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre prossimi, quando è prevista la scadenza dello stato d'emergenza, il Green Pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700 mila impiegati nel settore privato, compresi deputati e senatori, anche se essendo Camera e Senato organi costituzionali, spetterà a loro decidere da quando e con quali modalità adeguare il proprio ordinamento. Per tutti i dipendenti pubblici, personale delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione della Banca d'Italia, nonché tutti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, e anche a tutti quei soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa in un'amministrazione pubblica, anche se con contratti esterni. Stesso discorso per il settore privato, chiunque svolge un'attività lavorativa per accedere al luogo di lavoro obbligato, a posto possedere e esibire la certificazione. Se nel pubblico se nel privato non dovranno esibire il Green Pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale. Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l'accesso ai tribunali e uffici giudiziari. Il Green Pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari onorari, gli avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie. La norma non varrà però per i legali. Le disposizioni, dice il decreto, non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari. Per non penalizzare ulteriormente chi non vorrà o non può vaccinarsi, il decreto introduce tamponi a prezzo calmierato per tutti nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa, gratis per chi non si può vaccinare, 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri. Nella bozza prevista per le farmacie che non rispettano i prezzi una sanzione da 1.000 a 10.000 euro, e il prefetto potrà disporre anche la chiusura dell'attività per 5 giorni. Il governo ha previsto che a verificare se i lavoratori sono in possesso del Green Pass sia nel pubblico che nel privato dovranno essere i datori di lavoro, ai quali spetta inoltre il compito di definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che potranno essere anche a campione. Ci dovrà essere un responsabile incaricato degli accertamenti che in via prioritaria dovranno essere eseguiti al momento dell'accesso. Per chi non ha il pass sono previste una serie di sanzioni. Nel pubblico, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dunque dello stipendio, mentre nel privato la sospensione sarà immediata. In ogni caso, precisa il decreto, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste inoltre sanzioni da 400 a 1.000 euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro. E sanzioni sono anche previste per i magistrati ordinari. L'accesso senza il pass è considerato illecito disciplinare ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento. Sospesa da oggi l'erogazione idrica nei punti di prelievo del serbatoio di Fontanelle, di quello sito in via Ricci Gramitto e in viale Sicilia e di quello delle Forche presso la Rupe Atenea. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Miccichè. L'acqua, a seguito di controlli medici effettuati, non risulta attualmente potabile per usi di consumo umani. Si consiglia di non usarla pertanto, l'uso solo per fini non domestici, in attesa che venga eliminato l'inconveniente igienico-sanitario. È successo di visitatori nel mese di agosto per i luoghi della cultura della regione siciliana, fra parchi archeologici e musei. Le presenze ad agosto sono state 546.169, con un incremento di 64.885 rispetto allo stesso mese del 2020, in cui erano stati registrati 481.284 ingressi. Tra i siti più gettonati, il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, il servizio. Successo di visitatori nel mese di agosto per i luoghi della cultura della regione siciliana, fra i parchi archeologici e i musei.
Le presenze ad agosto sono state infatti 546.169, con un incremento di 64.885 rispetto allo stesso mese del 2020, anno in cui erano stati registrati 481.284 ingressi. Tra i siti più gettonati, il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha registrato ben 156.122 visitatori, rispetto ai 127.000 dello scorso anno, con un incremento di 29.000 presenze. Quindi il Teatro Antico di Taormina, con 84.890 visitatori, rispetto ai 76.000 dello stesso mese del 2020. Quasi 1.000 visitatori in più nell'area archeologica di Selinunte, dove gli ingressi sono stati 38.749 a fronte dei 37.754 dello scorso anno. Incremento considerevole anche nel Parco archeologico di Segesta, dove sono stati registrati 37.366 visitatori rispetto ai 32.610 del 2020. In aumento anche il Parco Lillibeo di Marsala e il Museo del Satiro di Mazara del Vallo. Per quanto riguarda l'area archeologica della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, ad agosto si sono registrate 25.157 presenze rispetto alle 23.310 del 2020. Avere dedicato particolare attenzione ai luoghi della cultura genera dei risultati. Il numero dei visitatori registrati nello scorso mese di agosto, afferma l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Alberto Samonà, non è casuale, ma è il frutto di un lavoro metodico che dura da tempo e che è volto alla piena valorizzazione dei nostri beni culturali in chiave strategica. Il governo Musumeci, continua Samonà, sta dando alla cultura l'importanza che merita, secondo una visione di lungo periodo che vuole dare nuova centralità alla Sicilia proprio a partire dai luoghi e dalle testimonianze che ne raccontano la storia e la sua identità. I dati sono certamente positivi, non compensiamo le perdite degli anni precedenti, ma è stata un'annata molto importante per la Sicilia che in alcuni casi ha visto superare anche i dati del 2019, quindi pre-pandemia. Questo, diciamo, ci conforta, ci dà speranza per il futuro. Io non parlerei di stagione chiusa, spero che la stagione possa continuare, che a settembre possa dare anche risultati importanti, così come stiamo lavorando per allungare la stagione, quindi ottobre fino ad arrivare a Natale. Questo è quello che ci auguriamo, nella speranza che anche la pandemia ci faccia lavorare più in serenità. Il territorio messinese è un territorio straordinario, lo ha detto lei, veramente con tante peculiarità diverse l'una dall'altra, ma tutte molto belle. La Regione Siciliana punta alla promozione del territorio, lavoriamo in questa direzione. Abbiamo finito da poco una campagna mediatica importante su tutte le reti nazionali che veniva coinvolti in Ebro, le Isole Eolie e quindi il fulcro della città di Messina, e su questo stiamo continuando a lavorare. Oggi siamo qua per presentare un evento importantissimo, quello del Bellini Fest, una rassegna importante a livello internazionale che vede protagoniste tre città, Catania, Taormina e Messina, quindi protagonista il territorio messinese, di un evento che tende anche in questo caso a creare flussi turistici, perché i flussi turistici, questi ultimi, sono determinati anche dall'offerta culturale su cui la Regione Siciliana sta investendo. Sospensione temporanea del mercatino rionale di Piazza del Vespro, Villaggio Mosè, secondo l'ordinanza sindacale del 16 settembre. Il sindaco di Agrigento ha disposto con propria ordinanza la sospensione temporanea e precauzionale del mercatino rionale che si svolge il lunedì in Piazza del Vespro al Villaggio Mosè a partire dal 20 settembre fino a nuove disposizioni. Continua il nostro viaggio nelle strutture scolastiche agrigentine. Oggi è stata la volta dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, diretta dalla dirigente scolastica Brigida Lombardi. La scuola si è adeguata alle nuove norme sulla sicurezza per il Covid-19 al fine di garantire alla propria utenza la massima tranquillità nello svolgimento delle lezioni. Continua il nostro viaggio nelle strutture scolastiche agrigentine. Oggi è stata la volta dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Bice Lombardi. La scuola si è adeguata alle nuove norme sulla sicurezza per il Covid-19 al fine di garantire alla propria utenza la massima tranquillità nello svolgimento delle lezioni. No, tutto regolare. È iniziato l'anno scolastico, non c'è stato nessun problema, i docenti hanno tutti il Green Pass.
abbiamo stilato un protocollo anti-Covid, un protocollo condiviso dove sono gli obiettivi di quello che, di come ci dobbiamo comportare e come si devono comportare gli alunni. Rimangono sempre le stesse regole dello scorso anno per quanto riguarda il distanziamento e l'uso delle mascherine, quindi il distanziamento dei banchi ma anche tra gli alunni. Nessun problema, devo dire, anzi i ragazzi sono contenti di essersi ritrovati insieme e mi auguro che l'anno trascorra serenamente. D'altronde, come lo scorso anno abbiamo avuto solo qualche caso, io dico sempre che la scuola è un luogo sicuro. E qui i ragazzi non hanno la possibilità quindi di contagiarsi, solo all'esterno può succedere, ma all'interno no, proprio perché si seguono tutte le regole che ha emanato il CTS e quindi il Ministero. Lei gestisce anche altri plessi dell'Esseneto e in questi casi come è andata anche nei plessi distaccati? Sì, è andata bene devo dire, però le criticità ci sono sempre per quanto riguarda gli assembramenti all'esterno della scuola. Abbiamo cercato di differenziare gli ingressi, ma per quanto è possibile, ma anche gli orari, ma anche lì per quanto è possibile, a distanza di 5-10 minuti tra le classi. Si è fatto quello che si è potuto fare e cercando di venire incontro alle famiglie, ma nello stesso tempo cercando di garantire la sicurezza. Ciò che riguarda i docenti, ci sono stati problemi anche per l'assegnazione delle supplenze, so che c'è qualche problema anche in altri istituti, ecco, nel vostro com'è andata? No, noi abbiamo, si può dire, quasi tutti i docenti, manca qualcuno, ancora alcune ore residue che dobbiamo nominare, ma le classi sono coperte, tant'è che abbiamo fatto 4 ore solo per questi 2 giorni, dalla prossima settimana inizieremo regolarmente con l'orario completo, non ci sono problemi devo dire. Ne approfitto per fare gli auguri agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale per un proficuo e sereno anno scolastico. Esprime soddisfazione il Coda Consi di Agrigento che afferma che è stato attivato con la pubblicazione della determina all'albo pretorio del Comune di Agrigento il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. 82 bambini avranno così assicurato il loro diritto senza dover chiedere nulla. Ancora una volta afferma il Coda Consi e dalla parte del cittadino, ottenendo così un risultato positivo con la firma della determina di finanziamento dell'assistenza alla comunicazione per 82 bambini agrigentini, conclude il vicepresidente del Coda Consi di Rosa. E nell'ambito delle iniziative le serate settembrine sul Colle di Agrigento, il prossimo 20 settembre alle ore 19:30 sul Sagrato della Cattedrale di Agrigento si terrà la presentazione del libro Rosario Livatino, la lezione del giudice ragazzino, di Alessandro Damiano e Lilli Genco. Gli autori converseranno con Felice Cavallaro e vedrà la partecipazione di Salvatore Nocera Bracco. L'iniziativa inoltre chiude il progetto Santi o Eroi della Porta Accanto del Museo Diocesano con le scuole. E da oggi a Lampedusa non arriveranno più i quotidiani, lo ha comunicato la società che si occupa delle spedizioni dei giornali sull'isola. Rimostranze da parte del sindaco Totò Martello. Il servizio. Da oggi a Lampedusa non arriveranno più i quotidiani, lo ha comunicato la società che si occupa delle spedizioni dei giornali sull'isola. Ci troviamo di fronte ad una inaccettabile disparità di trattamento rispetto al diritto di tutti i cittadini, compresi quelli di Lampedusa, ad un'informazione completa e plurale. Ad affermarlo il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. In un'email inviata nei giorni scorsi ai titolari delle edicole di Lampedusa dalla società di distribuzione dei quotidiani si legge infatti: vi informiamo che da giovedì 16 settembre gli editori non spediranno più i quotidiani. L'ultimo giorno è stato mercoledì 15 settembre. Di fronte alle rimostranze dei titolari delle edicole la risposta della società è stata solamente: non dipende da noi, distinti saluti. Non so da chi dipende questa decisione, aggiunge il primo cittadino di Lampedusa, ma so che è profondamente sbagliata ed ingiusta. Sulla nostra isola non tutti posseggono uno smartphone, un computer, un tablet per poter leggere i giornali in versione digitale. Interrompere la spedizione dei quotidiani cartacei, afferma il sindaco Martello, significa negare a un'importante parte della nostra comunità la possibilità di informarsi. Quindi faccio appello alle case editrici dei quotidiani affinché dispongano la ripresa delle spedizioni e mi rivolgo anche al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Giuseppe Moles, al quale chiedo di valutare questa situazione
anche prevedendo meccanismi che vincolano l'erogazione dei contributi pubblici destinati alle imprese editrici alla regolare distribuzione su tutto il territorio nazionale, compresa l'isola di Lampedusa e Linosa, che fino a prova contraria è un comune italiano. E l'autonomista Roberto Di Mauro, vicepresidente vicario all'ARS, a chiusura della presentazione dei candidati sindaci e delle liste collegate nei comuni dell'Agrigentino al voto a ottobre, si ritiene soddisfatto per il lavoro svolto e per le opportunità che adesso avranno in mano i cittadini per il loro futuro. Il servizio. L'autonomista onorevole Roberto Di Mauro, già vicepresidente vicario all'ARS a chiusura della presentazione dei candidati sindaci e delle liste collegate nei comuni dell'Agrigentino al voto a ottobre, si ritiene soddisfatto per il lavoro svolto e per le opportunità che adesso avranno in mano i cittadini per il loro futuro. Onorevole Di Mauro, vicepresidente dell'ARS, afferma che posso dire che ci avviciniamo a questa campagna delle amministrative nei comuni interessati al voto con la consapevolezza di avere fatto il massimo nello scegliere i candidati sindaci più rappresentativi per le comunità locali. Oggi, continua Di Mauro, non è il momento più di improvvisare o seguire mode facili e populismi. Abbiamo puntato su persone che sanno cosa significa assumersi responsabilità e governare una città. A Canicattì con Vincenzo Corbo, già sindaco per 2 lustri, è un segnale concreto di buona amministrazione che sono il frutto di dedizione e di impegno per i cittadini dell'Uva Italia. A Favara le forze autonomiste in un comune ancora in dissesto con UDC e Fratelli d'Italia abbiamo sposato il candidato sindaco dottore Totò Montaperto, perché in un momento di enormi criticità in cui versa la comunità locale, di servizi della nettezza urbana, problemi per la stabilizzazione dei contrattisti, non si può più sbagliare. A Porto Empedocle con Salvo Iacono, un dirigente regionale capace, esperto, che ha delle competenze amministrative e gestionali di prima fascia, insieme alle liste civiche che lo appoggiano, è pronto a dare una sterzata alla comunità empedoclina, anch'essa con i problemi di dissesto e di mancanza di una linea politico-amministrativa degna per un paese da sempre innovativo nel panorama agrigentino. 200 ingegneri all'opera in tutta la provincia, e questo è il tema dell'incontro che avverrà domani con la stampa presso l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. A comunicarlo è lo stesso presidente dell'Ordine, Achille Furioso, durante la quale presenterà nel dettaglio il lavoro svolto e gli obiettivi dei nuovi dipartimenti, commissioni e comitati per il quadriennio 2021-2025. Buone notizie per le circa 2.000 imprese siciliane della pesca e i quasi 5.000 componenti dei loro equipaggi che attendono i 15 milioni di euro di aiuti della Regione per far fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il servizio. Buone novità per le circa 2.000 imprese siciliane della pesca e i quasi 5.000 componenti dei loro equipaggi che attendono i 15 milioni di euro di aiuti dalla Regione Sicilia per far fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. Così l'assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Toni Scilla, ufficializza la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell'avviso dello scorso mese di novembre a valere sul Fondo di Solidarietà della Pesca e dell'Acquacoltura istituito dall'attuale governo regionale, rifinanziato attraverso la riprogrammazione del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020, il cui iter amministrativo nazionale si è completato solo da qualche giorno. Si avvia dunque a conclusione, sottolinea l'assessore Scilla, la fase di acquisizione delle domande di sostegno economico e presto provvederemo all'erogazione degli aiuti a quanti ne hanno fatto richiesta. Il governo Musumeci porta così a compimento un'altra azione volta al sostegno di un settore ritenuto centrale per l'intera economia regionale. L'aiuto economico è concesso a quelle imprese di pesca e ai componenti dei relativi equipaggi delle imbarcazioni, le cui imprese armatrici abbiano sede nella regione siciliana o che risultino iscritte in uno dei compartimenti marittimi siciliani. Tutti gli aventi diritto, conclude Scilla, non presenti negli elenchi consultabili nel sito web del Dipartimento regionale della pesca e dell'acquacoltura, potranno presentare una nuova istanza entro il 27 settembre 2021. Linea alla regia per i consigli sugli acquisti. Presentata ufficialmente a Palermo l'edizione 2021 del Giro di Sicilia di ciclismo, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre,
4 le tappe previste per complessivi 712 km, partenza da Avola, arrivo finale a Mascali, una media di 178 km a frazione per complessivi 8.000 metri di dislivello. La prima tappa, martedì 28 settembre, partirà da Avola per arrivare a Licata per complessivi 179 km. Il servizio. Presentata oggi a Palermo alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci, l'edizione 2021 del Giro di Sicilia di ciclismo in programma dal prossimo 28 settembre al 1 ottobre. 4 le tappe previste per complessivi 712 km, si partirà da Avola con arrivo finale a Mascali, una media di 178 km a frazione per complessivi 8.000 metri di dislivello. La prima tappa, martedì 28 settembre, sarà Avola-Licata per 179 km, la seconda tappa mercoledì 29 settembre Selinunte-Mondello per circa 173 km, la terza tappa giovedì 30 settembre andrà da Termini Merese a Caronia per 180 km, la quarta tappa e l'ultima venerdì 1 ottobre Sant'Agata di Militello-Mascali per 180 km. Torna quindi dopo un anno di fermo il Giro di Sicilia 2021 e lo fa in grande stile con tre corridori di altissimo livello ai nastri di partenza, Vincenzo Nibali, Chris Froome e Alessandro Valverde, 12 grandi in tre giri, in complessivo 712 km in tutto per la corsa che nel 2019 era tornata in calendario a distanza di 42 anni dalla precedente edizione. Nello Musumeci, durante la conferenza stampa, ha anche annunciato che oggi siamo pronti ad accogliere l'anno prossimo il ritorno del Giro d'Italia in Sicilia. Affidare al ciclismo di qualità, un messaggio di promozione della migliore Sicilia, di quella che molto spesso sfugge agli itinerari turistici, la Sicilia vista dall'alto, palcoscenico suggestivo della nostra isola, e poi col ritorno del Giro di Sicilia creare quel clima di entusiasmo, quella manifestazione concreta di volontà di rivincita e di riscossa affinché presto la pandemia sia soltanto un ricordo. 4 tappe importanti, quasi 800 km, tante strade rimesse a nuovo anche per questo impegno importante, grandi nomi e come dicevo in conferenza stampa un evento di carattere nazionale e internazionale con nomi di primo livello. Questo per noi è importante, in Sicilia vogliamo continuare a tenere alta l'attenzione con eventi sportivi di grande livello ma anche con eventi culturali. Ci sono dei grandissimi campioni, abbiamo quest'anno 3 atleti che insieme hanno vinto 12 Grand Tour, ovvero Giro d'Italia, Tour de France e la Vuelta. Vincenzo Nibali che viene qui a combattere per vincere questo Giro di Sicilia. Ci sarà Chris Froome che è stato uno dei competitor più importanti di Vincenzo negli ultimi 15 anni ed è stato uno degli uomini che ha vinto più Tour de France. E poi ci sarà Alejandro Valverde, campione mondiale giusto 2 anni fa, un grandissimo campione, ha vinto la Vuelta e ha vinto una quantità di classiche incredibile. E per il Giro di Sicilia ammontano nel complesso a 6 milioni di euro gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria di 8 province siciliane, deliberati dal governo Musumeci in vista dell'edizione 2021 della gara ciclistica che si svolgerà dal prossimo 28 settembre al 1 ottobre. Di seguito il dettaglio delle somme per gli interventi di manutenzione viaria. Alla provincia di Agrigento andranno 320.000 euro, a Caltanissetta 350.000, a Catania 970.000, Messina 270.000, Ragusa 545.000, Siracusa 545.000 euro. È realizzato il manterboso presso lo stadio comunale di Porto Empedocle, al via anche i lavori per il rifacimento delle tribune, appresso la consegna della struttura. Da breve faremo l'inaugurazione ufficiale, ma siamo qui con il progettista, il capo dell'ufficio tecnico, l'assessore dei lavori pubblici, l'assessore allo sport, il vice sindaco, il rappresentante dell'impresa, perché oltre a realizzare il manterboso oggi c'è ufficialmente la consegna e diciamo l'inizio dei lavori relativi alle tribune
e al rifacimento dello stadio, che era pericolante e pericoloso, anche perché questo fatto, la mancata realizzazione di questo intervento, inibiva la possibilità ai tifosi in Pedoclini di poter accedere e vedere, godere di questo sport che è amatissimo nella nostra città e certamente ha un valore sociale altissimo, perché molti giovani, molti ragazzi si dedicano a questo sport, e lo sport è educante, una forma anch'essa di cultura, perché sottrae a iniziative o a aspetti meno buoni dell'esistenza i giovani, facendoli dedicare a qualcosa di importante. Tra l'altro Porto Empedocle davvero ha moltissimi campioni, sia in erba che del passato, davvero tanti anche sono stati in Serie A, ricordiamo Filippazzo, della famiglia Filippazzo, Giovanni Taormina che era nella Sampdoria, insomma abbiamo davvero da questo punto di vista una formazione calcistica da parte delle associazioni di tutto riguardo e di tutto rispetto, quindi siamo felici almeno di poter inaugurare quest'opera per la quale lavoriamo da tempo, da febbraio che lavoriamo per poter iniziare questi lavori, quindi c'è dietro tutto davvero un impegno forte sia nostro come amministrazione che anche degli uffici, a cui va il mio ringraziamento per quanto stiamo realizzando. Sono certa che la ditta farà prima possibile per consentirci di consegnare lo stadio appunto ai tifosi nella maggiore celerità. Bene, questo è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TVA Notizie.